amici del Portale del Verde, buongiorno. Oggi siamo qui nel Viterbese, siamo presso i vivai Pinzaglia e stiamo seguendo un corso sulle potature. Oggi andremo a vedere insieme al dottor Di Gioia come si pota un fico. Quindi andremo a vedere il fico, una pianta comune che si trova nei nostri giardini, una pianta che cresce molto e quindi necessita di molte cure, soprattutto di buone potature. Oggi andremo a vedere insieme a lui come si pota il fico. Buona visione. Allora, ora facciamo la potatura del fico. Allora, la potatura del fico è un po' particolare perché è una pianta che presenta, diciamo, tre tipi di gemme. È una gemma a frutto che di solito è portata sempre all'ascella delle foglie. Poi ci sono delle gemme miste laterali e delle gemme miste apicali. Questi sono i tre tipi di gemme su cui fruttifica il fico, e chiaramente c'è anche la gemma a legno. Questo è un fico dottato, quindi un fico da essiccazione, quindi i fichi sono quelli gialli all'interno che si essiccano e quindi si fa i fichi secchi, diciamo. Il fico, si può dire anche un'altra cosa del fico, che sono piante che possono avere da una a due fruttificazioni all'anno. Ci sono le varietà unifere che fruttificano solo nel periodo tra fine agosto e settembre, ci sono le varietà bifere che fioriscono tra giugno, luglio e poi settembre, fino agosto-settembre. C'è una terza varietà, ma è poco diffusa, si chiama fico natalino, che ha tre fruttificazioni, quindi fruttifica giugno-luglio e fino agosto-settembre, novembre-dicembre. Però è una pianta, Anche da noi sto natalino? No. diciamo, è raro, diciamo, una pianta abbastanza rara come specie. C'è qualche accorgimento nella potatura del La fico? potatura del fico è come la potatura delle altre piante, quindi bisogna chiaramente rinnovare questi rami a frutto e ovviamente, come sempre, eliminare rami secchi, rami malati, rami in competizione, rami in esaurimento, insomma, rami, succhioni, polloni, eccetera. Quindi Ok, questo. quindi andiamo a... Da A vedere la potatura del fico. dove partiresti qua? Io partirei da qua. Quindi cercare intanto di eliminare il secco, o almeno la parte secca. Questo si va un po' districato qua. Ovviamente questa è una pianta che non è stata potata da tanti anni, si vede dalla grandezza del tronco. Vedete la grandezza del tronco del ramo, questo come minimo ha 2-3 anni questo ramo. Questo è quello che si vedeva ieri, no? Non so se volete venire, a me si vede il discorso come è fatto il legno all'interno. Quindi abbiamo qui la corteccia, questa verde, vedete, questa è la corteccia dove scorre la linfa zuccherina, cioè la linfa che va dalle foglie giù. Poi qui, per esempio, questo rigo qua, questo si chiama cambio, quindi quel tessuto che si diceva ieri che in primavera si risveglia, c'ha una serie di cellule ed è quello che permette, diciamo, quindi l'accrescimento radiale in spessore del fusto. Qui abbiamo il legno dove ovviamente scorre la linfa invece quella grezza, cioè che viene dalle radici, e poi c'è il midollo, c'è la parte centrale. Quindi questa è l'anatomia, diciamo, del fusto, delle branche, dei rami del fusto. Il fico è una pianta laticifera, un'altra caratteristica, quindi butta il lattice. Il lattice chiaramente ha delle particolarità, quindi viene utilizzato in medicina, in farmacopea. È utilizzato anche per far cagliare di formaggi il latte del fico in sostituzione del caglio animale. Questo è un po' squilibrato, è un po'
forse questo qui sarà una parte sociale, secco. Aspetta un po' più squilibrio, per esempio ora lì non poterei più perché lì è già... Questi? Questi per esempio, vedi? Questo va tagliato, questo per esempio va tagliato perché questi qua tagliano con quell'altro, non so come si apre, questo va crac crac crac, non è tutto che trovaglia, equilibrata parecchio, stretto, perché qui se vedi, questo per esempio non si, scusa, si potrebbe lasciare per riformare questa branca, perché questa si era rotta, quindi ora noi abbiamo dato una pulita, diciamo una sfoltita, diciamo, a queste piante di fico e di cachi, chiaramente piante che erano lasciate stare da qualche anno, quindi almeno 2 o 3 anni, e quindi che avevano avuto una vegetazione, una produzione abbondante. Di conseguenza è stato necessario un'opera di rinnovamento per poterle rinvigorire. Ok, questo quindi è un'operazione da fare comunque sempre tutti gli anni, evitare che la pianta cresca. Chiaramente se uno lo fa annualmente non c'è bisogno di intervenire con dettagli grossi, se la pianta viene lasciata andare per qualche anno è chiaro devi intervenire con una potatura più energica. Ok, quindi adesso il nostro fico è a posto, sì. Dobbiamo solo attendere alla fine dei buoni frutti. Esatto. Siamo fiduciosi. Si spera. Ok, al prossimo video.